E voi che buffate va? Noi? Noi si decideva dove andare a pescare. Sì, sì. E noi? No, è tentato a lavorare qui. Guarda che divisione che ha. Oggi sono l'outfit da pescatore. Ora! Eccola, quella spettacolare. Che roba è? Ah, non si sa. È un parcheggio. C'è campi da padel. Sì, un parcheggio, campi da padel, so che ce ne fanno due. Signora, facciamo passare. Certo, ma che si va a fare colazione? No, buongiorno, salve. Andiamo a fare colazione, vai. Sì. Si va a fare colazione. Poi esce un posto e lì accanto. Poi si va a pescare. Andiamo, si va. Oggi tutto all'inglese. No, che all'inglese, all'italiana. Grande Simo, prego la tromba. No, sì, no, 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 non è stato lui. Sì, io già andavo, seppellito. Senti i profumi. Senti i profumi. Vedi che te l'ho riconosciuto. Ti riconosco tutti. Insomma, l'avete fatta la sessione? Ci siamo visti in questura. Sì, sì, l'abbiamo ripreso. Io mi avevano arrestato, lei andava a fare una denuncia, quindi mi ha visto nella segnaletica. Wanted. Perché vuoi insistere a volere tutte le volte? No, Simone, stalla, sei fatto colazione. Ci andavo due cosine. Ci andavo due cosine. Io ho detto, ma non si mangia. Sembra di essere adesso. Ma poi è pieno di roba. No. Non ci vedo. Vi faremo vedere sul fiume cosa c'è da. Ha dato l'acqua, fa per dito. Se tu muri a secco, io lo vorrò. Ah, vabbè, io morirò a secco. No, in macchina ce l'ho un po' di bottiglie. Si va dai Sensi a pigliare. A pigliare lo sponsor. Sensi s'arriva. E ci dà anche fucili sto giro. E che c'è? Sono il campanello, si spara. E come sta a casa? Ecco, no, c'è, guarda chi c'è. No, ah, non è andato a caccia, no, allora, no, è vivo. Per voi non sei andato a caccia. No, sei vero. Attenzione, esiste, esiste. È lui. È lui. No, ti ringrazio, sono andato da a scroccare i fornaci. No, eravamo. Grande. C'è sempre il tuo figliolo. Ti è sparito. È un onore. Uno è il signor Sensi, non è quello già nell'Inter, eh. No, quell'altro, quello vero. Allora, marzo, firma, firma qua, Michelangelo, firma. Marzo del 2024. Ok. Ha detto che dopo 10 anni forse ci si fa. Però si portano a pescare, perché si va nei posti sua. E l'ultima volta ci è andato con Garibaldi e Nino Bixio andava a cavallo. Dove si va, Michelangelo? Secondo me bisognerà legargli l'amo, fargli la legge. Sì, no. Mi ha legato ancora l'amo, no. Vado. Via, siamo a pescare nel mezzogiorno tra un po'. Porta la giorno, vediamo. Porca miseria, come chiara l'acqua oggi. Gianfranco ha già combinato il danno, che si è dimenticato il panchetto, tutto. Attrezzatura da affidere, vabbè, quella ce l'ho io, quindi la rimediamo adesso. Addio, eccoci. Com'è l'acqua? L'acqua, aspetta, che ce l'ho, dammi. Ma cosa c'hai qua dentro? C'ho un uomo? C'ho tutto, di più. Arreghi. Allora, mamma mia, che posto bello, è che l'acqua è un po' troppo chiara. Guarda, c'è i picchetti, qualcuno c'è stato a pescare. L'ultima volta che sono venuto non c'erano picchetti. Allora, vedi, Ale, no, è un disastro. Cercavo dei sacchetti. Vabbè, ho lasciato. Che cos'è? Sono scarpe? È un disastro. Ho lasciato il panchetto in macchina. No. E Igli sta curando gli anziani. Giù, che roba c'è? Chiaramente hanno abbandonato tutte le schifezze. Sì, c'è di tutto oggi. C'è di tutto. L'altra volta che sono venuto non c'era niente. Però questa busta potrebbe servire. Come si può vedere, c'è stato appiccato un fuoco di notte, hanno bevuto delle birre. Hanno lasciato tutto lì. Veramente non hanno ripreso niente. Guarda, fuoco, birre, complimenti.
complimenti, eccolo qua, tutte le birre, perché metterle in un sacchetto e portarle via era troppo. Grande Igli, guardi che mi ha fatto. Ah, va bene, va benissimo. Dai, l'abbiamo rimediato. I love you, fischiamo, andiamo. Eccolo, questo è Ponte Amoriano, il ponte delle statue, e questa è un'acqua è un molto po' troppo, un po' troppo cristallina, però si può, ma dai, dai. È bella roba, ragazzi. Mamma mia, è meraviglia. Che donne, è arrivato l'arrotino, è arrivato l'arrotino. Guarda qua, guarda che posticino, che spiaggia. Tac. Allora, Baco incollato, in attesa che tiri la colla. Qua il posto, il posto è spettacolo. C'è già il picchetto. Sì, è sciolto. Quello ci hanno messo lì. Guarda il picchetto di sicurezza. Qui e abbiamo fai? Baco incollato, qua abbiamo l'acqua, vedi? Qua abbiamo i bachi di Sensi. Dai, ci sa tutto. Vai, fai la lenza. Usa la mia attrezzatura, visto che la tua, sì, l'hai lasciata, l'ho lasciata in macchina. Lo sgabello l'abbiamo recuperato. La poltroncina. La poltroncina l'ho lasciata in macchina, però il mio amico mi ha recuperato là, vedi? Sono i panchetti di ultima generazione della Colnich. Questi sono proprio gli ultimi, eh? Questi sono proprio gli ultimi, vedi? Allora, io sono in pesca, Gianfranco quasi vai, pronto. Si va là? Però allora, ragazzi, spiego, siccome è venuto il pischello a fare una prova di spinning, mi ha segnalato che sopra il ponte Amoriano c'è un fiumiciattolo che entra in cerchio e sotto ci sono dei pesci enormi, ed effettivamente io sto arrivando, sto soggiungendo che è, da Gianfranco che è di là dal ponte, ma pensavo ci fossero delle trote enormi, e invece erano cavedani lunghi come braccio. Io andrei immediatamente. E ci sono anche delle gran carpe. Perché non andarci? Eh? Si va? Proviamo, al massimo si torna qui. Siamo in pesca, ragazzi. Situazione. Pesci enormi ci sono. Da lì a appoggiarli sull'amo. L'acqua chiara, molto chiara, non aiuta. Ma noi siamo qua. Si prova, tra l'altro si sta anche bene, eh? Benissimo. Aspetta, come si sta, felpa. E siamo nei giorni della Merlo, di Enrica della Merlo. Merlo. Allora io voglio salutare quel ragazzino che, no, vabbè, non gli ho chiesto il nome, anzi me l'ha detto, però sono vecchio, non sono dimenticato, che un paio di domeniche fa eravamo a Castiglioncello, c'era anche Carlo, ed ero con mio nipote, cioè il bambino di Carlo, che si stava pescando sugli scogli. È arrivata una mamma che mi ha chiesto se potevo fare una foto col bambino, ed è un nostro fan grande. Allora ti aspettiamo al camp 331 77 26 730. Mamma, contattami. Bravo, io ho dato il numero, ho dato la mail. Vi ricordiamo il camp, che è a Fiumalbo dal 7 al 13 di luglio. Calcio, pesca e tennis con Nicola, ci divertiremo come pazzi, non c'è da portare niente, vediamo maglie, canne, callo, ci sa tutto noi, portatevi le mutande e il dentifricio. Vi aspettiamo, 331 77 26 730. Un saluto a quel ragazzino biondino bellino, ti aspettiamo. Vada, vada, vanno su barchi, vada, vada, mangiano barchi, guarda, vada in mostri. No. Il pesce sta girando, non è facile. Non è un pesce. Non è un posto facile. È un delfino. Ci sono dei pesci molto grossi. Adesso il nostro pescatore di fiducia va al lancio. Prova a lanciare così. Luff. Gianfranco è in pesca. Io sono in pesca. Tutti noi siamo in pesca, perché se tutti quanti possiamo pescare, anche il mondo può pescare. Avete capito o no? Scusate, vi pulisco il naso, visto questi
periodi di freddo cola. Il nostro pescatore di fiducia, cioè Simone, ci ha dato due cosine, hai esagerato. E te non gli hai detto niente. E gli ho detto niente, che sembra quasi offensivo. Io bloccare. Non ho fatto finta di nulla. Bloccare qualcosa. Uno che veramente lo fa col cuore, con passione. E sono due. Va bene. Ragazzi, passate al fornaccio, il rifornaccio, prima di venire a pescare in Serchio, che c'è della rovina. La roba, non mi home. Tornati dove prima, no. Però la giornata, sono sincero, la giornata si è messa così, anche male. Perché non si sa dove buttare bacio, si butta il bacio incollato per farlo andare giù lì, perché se no qua ci sono diversi rigidi di corrente e il bacio te lo fa girare, sì. Tanto purtroppo vi inquadro il cielo, purtroppo dalla mia pescatina domenicale che ho svolto qui a Punta Muriano è cambiato totalmente tutto. 10 centimetri in meno d'acqua, le correnti sono completamente cambiate, quindi non riesci a fare una linea di pastura perché affionda soprattutto, quindi stiamo cercando di farla ora col pasturatore, però è cambiato tutto. Sembrava così facile quella domenica, che è diventato complicatissimo. Sì, complicato, perché l'acqua è bellissima, troppo bella. È molto bella. In 20 metri gira in due maniere diverse, che vedi? No, nulla. Sembrava aver visto una macchia nera, vabbè. Vediamo, vi faremo sapere. Siamo qua, adesso è arrivata l'ombra, però acqua troppo chiara, lo avevamo previsto già da stamani il mio panchetto della Colwich. Il mio top pescatore che ha cambiato posizione e sta provando diversi tipi di pesca, perché sta cercando di intercettare un pesce e intermediare. Allora, innanzitutto ci parli di questa carne, che è la nostra solita, siamo innamorati di questa carne, è la Mirage. La Mirage è una canna adatta un po' a tutte le tipologie di pesche a feeder. No, è in carbonio, è veramente leggera, bellina, divertente. Diciamo che è un compromesso che ci fai un po' tutto quello che vuoi. Sì, è vero. Dal cavedano alla carpettola. Sì, sì, è vero. Ci peschi fino a 70 grammi, è una canna molto piacevole, divertente. 3,30 m di lunghezza. Sì, non è molto lunga, quindi anche è perfetta. Ergonomica. Com'è? Ergonomica. E c'è stato non da so poco. Se è economica, però. Non so se queste sono le canne che abbiamo studiato noi in Flutonio. Sì, questo non Flutonio, ragazzi, sono ormai Andrea Collini ha deciso di puntare sul Flutonio, noi sono anni che insistiamo,
e fortunatamente alla fine settimana scorsa è caduta nella trappola. Erano a Vicenza alla fiera della pesca e so che ne hanno vendute una quantità, una valanga, perché il flutonio ormai è ovunque. Vero? È il nuovo materiale che rivoluzionerà il settore pesca. Bene, e con questa cazzata io torno là, eh? Ciao. Bene, arrivederci, arrivederci. Dai Gianfra. Il panchetto. Il panchetto. C'è. Dai ragazzi, c'è. Zitto. Porca miseria, si diceva. Ora si diceva. Che oggi vincevano a tavolino. A tavolino, perché 3-0. Vicino, eh. Ed è uguale, è porto assai. Piccino, poi c'è da vederlo. Attenzione nella fase finale, magari. Che succede? Se ripartono repentini. Che sai, sono cavedani, pesci piccoli. Ma aveva dato, pensa se prima. Ma avevi anche avvisato, ha detto, ma dato. Madonna è botta, ma dato. Poi si è fermato e dopo un minuto, attenzione. Bomba, è ripartito. Attenzione che siamo vicini, quindi sotto loro percepiscono il pericolo. Che cos'è? Cavedanone. No, Barbo. Barbo. T'ha preso il Barbo. Barbo. Bello anche. Barbo, lo spiaggio. Spiaggia. Lo spiaggio. Bello. Spettacolo, il Barbo. Il Barbo. Piano, se ti aiuto appena arriva qui lo prendo. Vai ancora un... guarda bel barbo. È andato però, dai cazzo, però bello il Barbo. L'avevo preso in puntina, il Barbo della merla. Bello il Barbo, inquadrato bene, spero. Sì, si vede. Andiamo, guarda è lì a grufolare. No, non danno loro, ma do io. E grufola. Ma ci sono quelle ciabattine al pomodorino tipo pizza? No, non ce l'ha messe, credo di no, non lo so. Io ho visto questa, questa sì. No. Senti, guarda un po' se c'era, perché mi aveva stimolato stamani. Aspetta, no, volevo vedere se c'era. Ma tanta roba c'ha dato, ragazzi, ma tanta roba. Ah, eccole qua. No, loro ci sono. Sì, loro. Bellina. Sì. Non l'avevo vista. No, io volevo lei. Guarda bellina. Oh, bellina. Tanta roba. Vai, figlia. Vai. Mangio anch'io. Dammi. Vai diretto in collo. È in collo. Guarda, mi fai il Barbo. Tac. Magari. Come dovrebbe fare. Con il Barbo speravo più il cavedano oggi. Però si è fatto vedere un Barbo. Un Barbotto. Questa è strepitosa. È buona, eh? Simo, questa è strepitosa. Anche questi però sono divertenti. La giornata non semplice. Guarda, che immagine. Quel drone. Guarda. Dall'alto, si può fare chissà anche dall'alto, sì. Vicino il capo, io non posso guardare. Allora, è andata come è andata? Quel barbo vale o non vale? Probabilmente no. Però si è visto molto bene. Si è visto molto bene. Era un barbo bene, importante. Un bel barbo, un chilo e mezzo, due. Peccato, non abbiamo voluto montare il motino, cioè il refino. Il motino! Jacopo, ci serve il motino nuovo. Ci ha fatto fatica. Oltre al bastone. Quindi il Barbo, gli ho detto prendilo, l'ha sfiorato e io lo piglio buono. Io me l'ho sentito in canna, l'ho visto. La giornata è andata. È come della merla, siamo nel giorno della merla. Stamani era freschino, al sole si stava bene. Sì, però ora adesso poi è cambiata tutta la corrente, non butta più lì. Si è fermata l'acqua. Guarda ora. È scesa l'acqua di 50 centimetri, 40 centimetri, però sono stati bene, quindi siamo va bene. Bene, ringraziamo i nostri amici. L'unica cosa che volevo dire, vieni un attimo. Vabbè. Voglio. Ma qui ci si fa poco. Queste ce le portiamo via noi.
questo troiaio, sono bottiglie, plastica. Si è recuperato il sacchetto dell'S lunga, sì, però sì, sì. Però almeno va quello. Bene. Sì, ma non, insomma, servirebbero 10 sacchi per ripulire, sì, per ripulire tutta la zona, perché qui c'è passato qualche, sì, cignale. Animale, qualche, si chiamano animali. Animali? Si chiamano animali che hanno bevuto 6-7 bottiglie di birra buttate lì e noi ce le portiamo via. Perché non è che siamo carmelitani scalzi, per l'amor di Dio. Però, non siamo via, carmel... però si prova, perché non queste bottiglie qui non le buttate nel salotto di casa vostra? Sarebbe uguale. Se la vostra fidanzata, moglie, che sia, o compagno, vi batte nel muro. Vabbè, però. Un abbraccio! Ciao! Buona alla pesca, alla prossima! Non si sa dove ne minare i motini. Più motini per tutti. I motini. Ciao ragazzi! Ciao! I motini. Dal bastone ai motini. Ai motini. È un attimo.